one of us escaped.
Straniero, grazie per essere venuto così in fretta. Regna il male nel mondo. Chi ci proteggerà dalle forze del male? Noi. È meglio che ti dica subito che ti ho assegnato un partner per questa missione. Un partner? Chi? Svetlana Lupescu. So che non ti piace, ma... Non c'è nessuno che mi piace. Semplicemente odio i mostri. Non la definirei proprio un mostro. È soltanto metà vampiro. Metà basta e avanza. Ma è l'altra metà che la rende ideale per questa missione. In passato hai messo da parte i tuoi sentimenti personali, straniero. Dovrai farlo anche adesso. Se mi contraddice, lo faccio fuori. Ah, sono sicuro che la pensa così anche lei. Piacere di incontrarti, straniero. Sono davvero contenta di lavorare con te. Hai mai sentito parlare della pietra Yavtogyul? La pietra Yadki? Allora ne hai sentito parlare, proprio come pensavo. Solo da una leggenda. È il graal sacro del mondo dei vampiri. Si dice che quando un vampiro la utilizza, diventa immune a tutto quello che ucciderebbe qualsiasi altro vampiro. Può camminare ovunque, anche alla luce del sole, e uccidere un uomo o una bestia con il solo pensiero. Sì, queste sono le leggende. Alcuni dicono che la pietra sia il cuore pietrificato di un vecchissimo vampiro. Leggende a parte, pensiamo di avere trovato la pietra in questione. Ho sempre pensato che si trattasse soltanto di un mito, come il Graal. Che cosa ti fa pensare che il Graal sia un mito? Sì, bene, pensiamo di avere trovato la pietra Yavtogyul. Il nostro servizio segreto ha scoperto che l'ultima località in cui era custodita la pietra è il castello di Gaustad, in Germania. Sono soltanto voci, ma durante l'ultimo secolo il numero delle segnalazioni di creature insolite e di eventi soprannaturali è aumentato a tal punto da destare sospetto. Che la pietra esista o meno, c'è qualcosa che attira le forze soprannaturali a quella montagna. Comincio a credere che si tratti di un incarico di ricerca. È molto più importante di così. La missione consiste nel trovare la pietra. Abbiamo fatto tutti i sopralluoghi possibili nella regione. Le segnalazioni che ci sono pervenute negli ultimi 100 anni ci fanno pensare che il viaggio verso il castello sarà insidioso. Perché è così importante ritrovare questa pietra? Nessuno di noi può utilizzare appieno i suoi poteri. Dubito che neppure io riuscirei a sfruttare tutti i suoi poteri, perché il mio sangue semiumano mi conferisce gran parte dei poteri attribuiti a questa pietra. Come sapete, la nostra sala trofei è piena di armi e di artefatti talmente potenti da consentire a un individuo di dominare il mondo, purché li utilizzi correttamente. Li teniamo sotto chiave per assicurarci che non finiscano nelle mani sbagliate. Non possiamo semplicemente distruggerli.
Alcuni sono indistruttibili, altri potrebbero essere utili in futuro. Se dovesse scoppiare un'altra grande guerra, disponiamo di armi che potrebbero assicurarci la vittoria anche quando tutto sembra perduto. Ritornando al punto, abbiamo effettuato delle ricognizioni preliminari. I nostri agenti non possono raggiungere l'area ai piedi del monte perché pullula di lupi mannari. Pensavo che avessi ucciso tutti i lupi mannari in Germania. Abbiamo cercato di reperire parenti ed amici di chiunque provenga dalla regione del Gaustad. Non siamo riusciti a trovare nessuno che abbia dei legami con quella zona. Sappiamo che i paesini di quella zona erano abitati fino alla fine degli anni 50 del XIX secolo, ma da allora nessuno ha più avuto alcun contatto diretto con gli abitanti. Tutte le informazioni necessarie sono sulle vostre scrivanie e il viaggio è già stato organizzato. In bocca al lupo e fate attenzione. Ci vediamo davanti all'ascensore quando sei pronto per partire, straniero. Non devo alzare lo sguardo per sapere che lo straniero è appena entrato nella stanza. Il potere dei tuoi pensieri ti precede, straniero. Piantala di dire fesserie, Hiram. Ti conosco abbastanza bene da sapere che non sai leggere nel pensiero. Tecnicamente non è vero, ma tu sai che posso percepire emozioni intense. E tu, mio caro amico, devi avere l'aura più intensa che abbia mai incontrato. È ovvio che non hai molta voglia di partire per la nuova missione, anche se non riesco ad immaginare quale obiezione potresti avere contro qualsiasi missione. Il colonnello mi ha assegnato Svetlana come partner. Oh. Straniero, per favore, non giocare con i miei utensili.
Attenta. Aspetta, questo non è un mostro. Sei matta? È appena uscito da una tomba. Ti dico che sento odore di vita. Chi sei? Sentinelle! No! Sono dappertutto! Sentinelle? Chi sono queste sentinelle? Esseri giganteschi! Esseri ripugnanti che ti divorano in un boccone! Lascia perdere, Svetlana. È matto. Ah, io, pazzo, siete venuti voi di vostra spontanea volontà? Voi siete pazzi, non riuscirete mai a scappare! Tu ci sei ovviamente riuscito. Sì, ma io non sono pazzo, sono un genio. Mi sono nascosto in una bara con il cadavere di un mio amico quando l'avevano seppellito qui. Sono riuscito a scappare! Mi hanno trovato! Ci hai capito qualcosa? Non ne sono certa. Era completamente pazzo, ma di una cosa sono certa. Qui ci sono vampiri. Li annuso. Hai visto i segni di morsi sul collo? Sì. Non riesco ad aprire questo cancello.
Non riesco ad aprire questo cancello. Non riesco ad aprire questo cancello.
Sento dell'aria che arriva da questa cripta. Aria fresca. Può darsi che conduca a una parte del paese. Non posso proseguire. Ci stiamo avvicinando a un terreno sacro. Abbiamo calpestato l'intero cimitero. Perché mai vuoi fermarti adesso? Ah, quel piccolo cimitero non è mai stato consacrato. Non è sacro, ma il terreno qui brucia la mia pelle. Proseguire sarebbe un suicidio. Fa come vuoi. Procederò da solo. Troverò un'altra entrata. Procedi ed entra nel paese attraverso la cripta. Prova ad aprire il cancello frontale. Nel frattempo, cercherò di trovare un altro ingresso.
Non posso andarmene senza Svetlana. Ottimo lavoro. Che cosa diavolo è questo? Non ho mai visto niente di simile. L'essere che controlla questa bestia deve essere molto potente. Può darsi che ce ne siano degli altri. Hai visto qualche abitante del paese? Nemmeno uno. Sono tutti morti o nascosti. Con mostri del genere che girano per le strade non li biasimo.
non dovremmo forse trovare altri paesani?